La vita non l'ho mai vista. Cioè, no, questo è completamente rincoglionita! È rincoglionita sto qua. No, non è rincoglionita. Come no? Questo che c'è. Abbassa la televisione, c'è ritorno. Ma la televisione. Devi parlare col telefono. Io, allora, adesso gli telefoniamo. Samantha! Fateci pesante, cioè. No, allora, ascolta, più pesante di così penso che. Cioè, che questa non si offende. Gli ho detto, sei una vacca. No, ascolta. Questo cioè, gli ha dato della mignota. Io ho doppia personalità, hai capito? Cioè, questa non ha neanche pensato nel suo cervello lugubre che poteva essere uno scherzo. Adesso le telefoniamo. Si sta innamorando di me, quella è la cosa che mi sta sconvolgendo. Cioè, che vuole che la richiamo. Capito? Samantha, facciamo vabbè, così. La richiami, poi fai avanti e indietro. Samantha. Da Carrara. Adesso, facciamo così. La chiamiamo. La chiamiamo, ok? La chiami tu, cioè la chiamiamo noi ma parli tu? Sì, ma vedi il numero, la chiamiamo a casa. No, ma siamo a casa, la stiamo chiamando a casa. Le dici che sei con noi? No, mi senti? L'abbiamo chiamata anche a lei. Sì, che t'abbiamo chiamato. Ti sento. Che t'abbiamo chiamata anche a te, che stavi. Che senso fare? Quando ero grasso. Adesso dobbiamo andare in diretta e fare un'ora di divertimento, così. Così. Se a te piace così non so che cazzo dirti. A te piace così, ma mi sto spiegando, però oh, mica sembra di parlare senti, con Fabio, un muro. Vabbè, c'hai ragione vabbè, comunque. Dai. Sei in torto e c'hai anche ragione. Oh, ti ho chiesto scusa, ti ho detto hai ragione, però devi avere devi moderarti. La devi smettere. Devi cercare di imparare. Ok, hai ragione. Ti hanno dato una settimana di sospensione. Non sono professionista, ma. E te ne sei battuto il cazzo. No, vieni qua, non scappare. Mollami. Vieni qua e affronta la cosa. No, io non affronto né insulti. Per me la comunicazione esiste. Non esiste la prepotenza e la presa di posizione. Questa questa è prepotenza e presa di posizione. Sei tu che non ti vuoi sentire dire certe cose. Sei tu che non ti vuoi sentire dire certe cose. Hai ragione. Vai al cinema a fare interpretazione. Sfuma. Sai che ho ragione. Sì, vai avanti. Non scappare. Vai avanti, io non sto scappando. Minchia, quando litigo sono veramente malasso. No, però sentirla così sembra più civile, capito? Al momento non sembrava. Sì, ma perché non ci ha fatto vedere la parte prima. Ah, ok. Queste sono le litigate che facevamo ogni tanto una. Ogni tanto una, vabbè. La litigata della mano che abbiamo fatto ci hanno ripreso. Bastardo. Ok, Samantola. Dimmi. Siamo pronti? Samantola la tarantola. Che chicca che c'hanno, Steve. Oh, cancella subito sto nastro, ti spacco di puttana. Ti strappo le palle, te le metto per orecchini e poi ti porto fuori a cena. Hai visto quanto ero grasso? Sembra un tricheco. Dai, andiamo con Samantola. Chiamiamo Simona. Mi raccomando, Samantha, credibile. Sì, dai, ci provo. Se no vengo a casa e ti faccio non mi è venuta. Ti faccio tradire il tuo ragazzo con te. Oh, devi aspetta. Cioè, tradisco. Allora, in pratica voglio venire a provarci col tuo ragazzo e fare in modo che lui ti tradisca con me vestito da donna. Non mi è venuta il cazzo la sintassi. Macchinosissima sta cosa. Ok. Le penso sempre più difficili. Porca troia. Vabbè ragazzi, dopo 19 ore e mezza di diretta. Minchia 25 ore di settimana, che cazzo. Pronto? Pronto? No. Pronto? Primo. Non ti sento. Non mi senti? Ora sì. Ah, ascolta, domani sera, no? Sì. Con noi vengono altri due ragazzi. Sì. Tanto ormai sei abituata agli appuntamenti al buio. Sami, dimmi. Ti sei cercato di dire questo scherzo con Paolo e Fausto? Sono loro che vengono via domani sera. Ma gli hai dato te il numero? Gli hai dato te il mio numero di casa? Sì, eravamo ieri al Piccadilly che stava all'ufficio. Ah. Eravamo lì, c'era Gianluca e Valerio. E ci sono questi ragazzi che non, cioè, l'ho visti così, però non di vista li conosco e basta. Non puoi. Ah, dopo eravamo così a parlare. Che loro sono liberi così. Viva voce. Puoi togliere il viva voce che ti sento meglio almeno. Dai, tolgo il viva voce. Mi senti ora? Sami, c'è sempre viva voce? No, l'ho tolto, eh. Ti sento così male? No, l'ho tolto proprio, l'ho tolto. Sono col 57 a chiamarti. Mi fa. Noi insomma non abbiamo la ragazza così, ho detto, tanto c'è la mia cuginetta che cerca qualcuno. E ho detto, verranno via con noi. Sei contenta? Ma ti hanno già chiamato? Ti hanno già chiamato? Sami, per piacere, dai che lo sai che mi hanno chiamato. Cosa ti hanno detto? Allora, non me li ricordo mica. Allora, c'era Fausto che ci aveva i suoi problemini. Sì, ti ho detto che ieri sera non faceva altro che scorreggiare dentro al locale.
Vabbè, quindi ho capito poco e niente, vabbè. Sì, è meglio che non lo portiamo via perché sennò ci fa spiziare. E vabbè, era a lavorare così, era in bagno e se ne fa parlare. Poi dopo due secondi mi ha telefonato quell'altro, Paolo. Ma quello lì parla come un libro stampato, una cosa atroce. Cioè, Samantha. No, Paolo è carino, guarda che, cioè, poi a vederlo è dolce come ragazzo. Sì, dolce, no? Dai, ma mi sta zitta. Perché? Ma cioè, parlava con me, si interrompeva, parlava napoletano, siciliano, non so. Sì, perché parlava. È napoletano. Però vabbè, parla normale, dai. Il dialetto solo si vede quando è sul lavoro. Sì, ma l'hai sentito parlare? Prendere un libro di Dante. È più che te. Se prendi un libro di Dante, no? E ti metti lì e lo leggi. Cioè, è più moderno quello lì che sto ragazzo. È poetico, come signorante. Non più. Comunque è carino, dai. Quello scoreggione lascialo perdere. Se no, sento. Ti fa morire dal puzzo. Però Dami. Paolo è carino. Poi, cioè, devi deciderti. Sami, domani sera vengo via. Li possiamo prendere. Non ti sento niente. Domani sera. Ora sì. Vengono via. E li possiamo prendere. Può essere che vengano anche quegli altri, Gianluca, Valerio. Tanto ha detto che non sanno dove andare. E vengono a bere qualcosa anche loro, perché magari gli rompe a venire da soli. Sei contenta? Sei contenta? Sì, sto facendo. Dai, Samantha. Ma voi cosa c'è? Cosa vai a dire che io sono in crisi? Se no ti faccio venire a prendere da loro in macchina, vai a fare un giro insieme. Dai, ma stai scherzando veramente? E dai, fai un'orgetta. Un motorino vengo. Dai, una bella orgetta, Simo. Dai, ma io vengo anche in motorino, vengo grazie con quella della gente lì. Ma perché? Ma sei matta? Ma io penso che ti puoi fidare. No, ma io non mi fido. Perché? Ti portano a battere. Ma io vengo in macchina. Aspetta, con uno che si mette a fare le puzzette. E vabbè, se rutti fate la gara. Ma dai. Ma no, ma che schifo, scusa. E magari non puzzano, sai, su quelle silenziose puzzano di più. Ma te sei matta, no, no. Dai, va bene, dai, ci sentiamo dopo. Dai, dopo semmai li risento, ok? Prima ti ho provato a chiamare. Prima ti ho provato a chiamare, no? Su questo qui mi ero sempre preoccupato. Ero con Franco perché mi doveva dire delle cose per l'ufficio. E poi dopo ti ho chiamato su quell'altro. Sì. Che avete in comune, te la Francesca, diciamo. Ce la fra. Sì, mi ha risposto lei, mi fa, se fa butto giù, fate, fai squillare il telefono. No, perché l'abbiamo staccato quello lì. Dai, ci sentiamo dopo, ok? Ok. Ciao, sì. Ciao.